È una vergogna, questi atti vanno condannati senza se e senza ma. Mi auguro che la Lega Calcio e il Ministero degli Interni vogliano intervenire duramente e stroncare sul nascere la violenza verbale che troppo spesso si trasforma e degenera in violenza di altro tipo. Con queste parole il console onorario di Israele per la Toscana Marco Carrai ha commentato il caso dei cori antisemiti intonati contro il pubblico viola dai tifosi della Juve nel settore ospiti del Franchi durante la gara di sabato pomeriggio contro la Fiorentina. Frasi spregevoli che richiamano alle peggiori pratiche del nazismo, ha sottolineato Carrai, aggiungendo: l'antisemitismo si può combattere solo educando. Una durissima presa di posizione è arrivata anche da parte di Palazzo Vecchio con le parole dell'assessora all'educazione e al welfare Sara Funaro. Noi ci auguriamo che vengano presi provvedimenti molto seri, perché è assolutamente inaccettabile che ancora oggi nel 2022 all'interno degli stadi, che sono luoghi dove bisogna andare per divertirsi, per guardare il gioco in maniera civile, in maniera leale, ci siano cori che richiamano gli anni più bui della nostra storia.